perché quando, quando arrivi il cielo si apre in un secondo. Particolarmente significativa la crescita della box nella nostra regione, soprattutto al femminile. Recentissima l'affermazione dell'atletina Martina Tiger di Felice, pugile della Crea Box di Lanciano, al torneo Mura svoltosi a fine marzo a Chianciano Terme. Per la ragazza, allenata dal maestro Davide Di Meo, è il primo titolo vinto, pensate, a soli 13 anni. Siamo andati a trovarla, naturalmente, alla Crea Box di Lanciano. Conosciamo, ci fa molto piacere, Martina Di Felice, soltanto 13 anni, classe 2008, intanto complimenti per il grande successo colto a Chianciano di recente. Grazie, grazie mille, da tanto che aspettavamo di fare questo campionato, finalmente è arrivato il momento. Un momento straordinario, le tue emozioni, Martina? Sono molto felice di questa vittoria perché fin da quando ero bambina sognavo di salire sul ring. A 13 anni ho iniziato i match, questo è il primo torneo che faccio, ho fatto due match, due vittorie. Sono molto contenta perché appunto lo sognavo, ho sempre sognato. Spero di continuare col pugilato, sempre di continuare col mio maestro Davide, che è stato il mio unico maestro insieme a mio padre fin da quando ero piccola. Hai parlato di tuo padre, no? Cioè la passione per la box te l'ha trasmessa, immaginiamo, lui. Sì, perché quando ero piccolissima lui mi metteva anche a casa per gioco i guantoni, poi da gioco è diventata una cosa seria, a 4-5 anni ho iniziato ad andare in palestra, appunto, questa passione si è coltivata e ora inizio a combattere. Quindi da quando avevi 4 anni sono già 9 anni che pratichi la box? Sì, 9 anni molto, molto tosti, anche perché mi alleno praticamente sempre. Tutti i giorni, naturalmente vai anche a scuola, frequenti la scuola media? Sì, frequento la terza media, l'anno prossimo inizio il liceo sportivo, ho deciso. Ecco, riesci a conciliare i tanti impegni? Perché immagino che tu abbia una vita davvero piena, una giornata piena. Certo, vengo in palestra, prima della palestra inizio i compiti, però li finisco sempre di sera molto tardi, però comunque compiti e sport sono la cosa principale che devo fare per ora. Cioè, diciamo che non ti pesa il tutto perché c'è la passione e c'è l'entusiasmo. Esatto, lo faccio comunque, sono felice di farlo, non è pesante per me. Diciamo che questo è stato il primo sport che hai praticato, perché da quando eri piccolissima, cioè, non ne hai fatti altri? No, altri ne ho fatti, però ho sempre praticato il pugilato, ad esempio ho fatto il calcio, ho fatto la nazionale di calcio, oppure ho fatto power light, i pesi, ho anche il motocross che è diventato ormai un hobby, però il pugilato è sempre stato il primo posto. Gli insegnamenti del tuo maestro, quanto è importante Di Meo per te, il tuo maestro? Il mio maestro per me è importantissimo, anche perché, a parte che lo conosco da quando ero piccolina, perché è stato sempre lui, poi all'angolo, quando siamo sul ring, io ascolto, faccio tutto quello che mi dice lui, non faccio altro, diciamo. Anche perché è lui che mi ha insegnato, lui sa quello che devo fare io. I tuoi genitori, mi hai parlato di tuo padre che ti ha trasmesso questa passione, la mamma che dice? No, la mamma mi ha sempre sostenuto, anche se non fa pugilato ovviamente, però mi ha sempre sostenuto insieme a tutti gli altri miei parenti, nonni, zii, sono stati sempre al mio fianco a aiutarmi. Però naturalmente la prima cosa è la scuola. Sì, anche se sto, diciamo, mettendo a pari scuola e sport, ad esempio il liceo scientifico sportivo,
così mi aiuta, devo imparare molte cose sulle scienze motorie, vorrei imparare. Scienze motorie perché? Perché mi piacerebbe fare da grande, a parte il pugile appunto, continuare a combattere, ma vorrei fare anche la maestra di pugilato e il personal trainer, sarebbe bello. Vuoi assecondare le tue inclinazioni, sì. No? Che è la cosa più importante per qualsiasi soggetto, soprattutto se si è ragazzini come te, ricordiamo soltanto 13 anni, classe 2008. Martina, tante ragazzine non fanno questo sport, no? Tue coetanee. La bambina che si avvicina al pugilato è una rarità oggi come oggi oppure si stanno superando anche questi tabù? Fino a poco tempo fa era, diciamo, una rarità. Ora però ultimamente vedo anche i miei amici e le mie amiche che mi chiedono, vorrei fare pure io pugilato, però i miei genitori non me lo permettono, dicono che se no mi faccio male al naso. Però mano a mano si sta superando questa cosa che... È più l'ostacolo del genitore. Esatto. Diciamo. Esatto, che ha sempre paura del figlio che si faccia male. Diciamo che tu hai avuto anche questa fortuna che hai alle spalle dei genitori che invece ti hanno incoraggiato, no? A fare quello che ti piace di più. Sì, sì. Anche perché mio padre lo faceva. Papà ti dà consigli, sì. Certo, anche perché molte volte qua in palestra mi allena Davide, invece a casa mi allena mio padre. Siamo qui a Crea Box a Lanciano, davvero una splendida struttura, complimenti, ti rivedo con estremo piacere, maestro reciproco, Di Meo. Reciproco piacere. Ci siamo visti circa 3 anni fa, sì. Dopo il titolo italiano che è stato conquistato da Cavallucci, direi di soffermarci su questa realtà perché davvero intanto è molto ben organizzata, abbiamo visto. No? Sì, sì, è proprio curata nel minimo dettaglio. È stata realizzata proprio con la chiara intenzione di dare il massimo per questi ragazzi che tanti sacrifici fanno per arrivare a traguardi ambiti e quindi la proprietà, il signor Biasi Tommaso e il figlio Simone Tommaso non hanno badato a spese ma hanno cercato di centellinare ogni situazione per renderla proprio proficua per la finalizzazione poi dello sport in sé. Naturalmente rimane la palestra di Chieti, dove ci siamo venuti a trovare 3 anni fa. No? Sì, quella è la palestra fondata nel 2010 da me, in onore di mio nonno. E abbiamo avuto anche lì tanti bei traguardi, quindi ho fatto tutto questo sempre, io sono un po' romantico, sempre per passione e rispetto da lasciare il suo ricordo. E adesso è gestita ottimamente dal signor Walter Costa e dall'allenatore La Valle, hanno ottenuto anche loro una invita medaglia al torneo Mura con lo Schoolboys Carlo Esposito e quindi hanno continuato a dare lustro a questa società. Noi invece con Martina è diciamo una predestinata e lei da piccolina quando aveva 4 anni il papà Nando me la portò in palestra, inizio tutto per gioco ma già si vedeva che aveva questa grande grinta, grande voglia di apprendere. E quindi è cresciuta passando per le fasi preagonistiche, quindi criterium, i bambini sempre andando in fasi nazionali, ben figurando, fino ad arrivare all'ambito sogno dell'esordio e abbiamo fatto poi un esordio scoppiettante perché siamo andati in Toscana, abbiamo fatto l'esordio con la campionessa italiana in carica, l'abbiamo battuta in casa sua e da lì è nata ancora più la consapevolezza in Martina, e io già insomma, vedevo in lei una proiezione futura. E quindi è servito questo per compattarla ancora di più e siamo arrivati a questo... Quindi predestinata. Predestinata, parola giusta, predestinata, sì. Non hai timore nel dirlo? No, assolutamente no, perché diciamo Martina, ecco, se chi, anche gli addetti ai lavori, ma anche chi da profano ha visto il video, ha dato proprio sensazione, ha trasmesso sicurezza, capacità, conoscenza delle proprie capacità, quindi ha espresso un pugilato che mi è stato tramandato e che... C'è stato un maestro che ha fatto una battuta, sembrava della PlayStation, cioè io ordinavo e lei seguiva, perché c'è piena fiducia e simbiosi tra me e lei. Grande empatia. Grande empatia e quindi ce la giochiamo insieme ogni situazione. Sì, che poi mi ha raccontato Martina che fa tutto quello che
le dici tu, a casa poi c'è il papà che le dà qualche consiglio, quindi insomma l'operazione è completa, no? Sì, è full immersion, quindi non, anche diciamo se volesse non può, perché qui in palestra è la seguo, poi a casa c'è il papà che comunque le richiama delle, sempre che ci teniamo in contatto telefonico per non andare su binari non consoli. Ma vive, respira, mastica di pugilato, di sport, perché poi lì anche nel calcio siete da fare, però il pugilato è quello che ha fatto breccia nel suo cuore e quindi saranno i risultati. Qual è secondo te la sua qualità migliore, anche se stiamo parlando, ricordiamo sempre di una ragazzina che ha soltanto 13 anni? La sua qualità migliore, tolto il discorso tecnico che eccelle, è la grande determinazione, la grande voglia di arrivare, la grande voglia di imparare, la sete proprio di imparare e di migliorarsi. È come dire, non so, un grande calciatore che rimaneva lì a fine allenamento tra i calci punizioni e rigori, lei rimane a fine allenamento a provare i colpi che abbiamo provato poco prima al sacco, quindi ha questa grande determinazione che le consente poi di fare la differenza. La ripetizione del gesto, no? Sì. Perché è chiaro che se tu a fine seduta ti metti a fare cose che hai fatto già in allenamento col maestro, significa che vuoi arrivare, ti vuoi migliorare, vuoi imparare, vuoi correggere i tuoi difetti. No? Vuoi correggere i tuoi difetti, ma soprattutto vuoi affinare quello che magari anche ti piace, perché poi loro, io non amo fare un allenamento, duro sì, ma ci alleniamo con gioia. Sacrificato, duro, intenso, massima intensità mentale, ma con allegria. Quindi non la situazione che si possa immaginare, per chi è profano, una cosa dura, selvaggia, tra virgolette, passatemi il termine. Noi ci alleniamo col sorriso, soffriamo col sorriso, ma ci accendiamo quando serve sul ring, quindi massima intensità al momento che serve, senza mai diciamo poi essere, non, come diceva mio nonno, vincere senza arroganza, pieno rispetto dell'avversario, perdere con dignità se laddove ci fosse la situazione. Sono principi secondo me fondamentali. Caro maestro, facevamo il discorso del calcio, no? Cioè il calciatore, se non si allena bene, rischia di fare una brutta figura. Se il pugile o la pugile non si allenano bene, rischiano molto di loro, no? Rischiano in prima persona, però io come maestro, se il pugile non è in condizioni anche diciamo medie, no, non sale sul ring, perché la box va fatta bene a livello fisico, a livello tecnico, ma soprattutto a livello fisico, perché se non si è pronti fisicamente ad assorbire un impatto, un qualcosa, è come la pietra nell'acqua, la goccia. Quindi se si è ben allenati si metabolizza bene e non si hanno altre situazioni fastidiose. Se si va con un allenamento precario, quindi si bada solo al saper portare il colpo, che poi non è tutto quello, e non si va da nessuna parte. La preparazione fisica è imprescindibile. Fatta quella, se si è pronti in preparazione fisica possiamo andare, altrimenti rimandiamo l'appuntamento. Tanti anni fa, stiamo parlando di tanto tempo fa, il pugilato era visto come un'opportunità di riscatto, no? Sì. Adesso per i giovani, secondo te, è cambiato tutto? È cambiato, e quello che diciamo purtroppo ci siamo modernizzati, tutto si è modernizzato, quindi non ci sono più, prima era il pugilato era una situazione appunto di riscatto, di gloria, perché situazioni magari sociali erano molto più basse, adesso c'è il benessere, grazie a Dio per questo, però in questo è compito nostro, noi tecnici, dare, trasmettere a quegli atleti che si avvicinano a questo sport la voglia e la passione, ma soprattutto la voglia di gloria, la voglia di dire voglio far risuonare il mio nome, ma non per forza nel successo della medaglia d'oro o della vittoria, ma comunque si faccia parlare in bene di quello che faccio, quindi la voglia di l'autostima forte, crescere caratterialmente, forse è uno di quegli sport dove, non essendoci più la leva militare, ci insegna ancora che cos'è il sacrificio, il rispetto per l'avversario, per la persona. Quindi, la nobile arte. La nobile arte, quindi è compito nostro trasmettere questo. Fondamenti basilari. Si avvicinano le fasce giovani a questa disciplina. A 16 anni però quella è un'età un po' critica, no? Sì, è un'età, vabbè, da sempre è stata un'età critica, perché sono passato anche io come pugile. Però adesso è ancora più accentuato. È ancora più accentuato perché sono tante le distrazioni.
mi rifaccio sempre al discorso di prima, è sempre compito nostro farli innamorare di questo sport, perché io amo il pugilato e amo chi frequenta il pugilato. I problemi dei ragazzi, mi stavo tramandando da mio nonno, e i problemi che hanno i ragazzi, se li hanno, sono problemi miei, quindi cresciamo insieme e nasce quella simbiosi forte, unica, che magari può tamponare quel momento di fragilità, di magari voler cambiare o essere distratti a qualcos'altro. C'è subentra quel rispetto, quell'affetto per il maestro, per non deludere il maestro, per tutte queste situazioni romantiche. Magari riusciamo a tenere qualche pugile e non farlo andare via. Quali sono i valori più importanti che trasmette secondo te la box? Secondo me i valori più importanti sono, trasmette molto, diciamo, coraggio, okay? Bisogna superare la paura, che però ci deve essere sempre un po' di paura, perché è quello che ti aiuta, ti dà l'adrenalina per appunto dare di più, essere più forti, no? Parte la paura, la competizione, secondo me, bisogna essere competitivi, perché e poi credere molto in se stessi, diciamo, avere un po' di autostima serve. Perché se non l'hai, vai là che hai paura e ci pigli solo. Un po' di paura serve però per superare la difficoltà del momento, no? Sì, esatto. Perché se poi tu non hai paura, magari diventi anche presuntuoso, no? Quindi... Sì, infatti ho avuto molte amiche che non avevano paura, sono salite là e hanno perso. Io ho sempre quel minimo di paura che però mi aiuta. Bravissima, Martina, davvero mi fa molto piacere averti conosciuto. Hai già le idee chiare e questo è fondamentale. Complimenti. Grazie, grazie mille. Facciamo conoscenza di Giulio Vrenozzi, albanese, che insomma ormai è in Italia già da un po' di anni, è stato a Piacenza, adesso è qui a Lanciano, ha conosciuto il maestro e se n'è subito innamorato dal punto di vista sportivo, naturalmente. Sì, certo, ho conosciuto Davide, il maestro di pugilato, un paio di anni fa, e ho visto che lavoro fa e subito ho capito che il maestro proprio giusto per quel tipo di pugilato che ho io, e che insieme facciamo un lavoro buono, diciamo. Lavoro buono, proficuo, categoria welter, 69 kg. Questa è una fase molto importante che ti porterà. Abbiamo in programma il 13 di maggio un match molto molto importante, forse il più importante nella mia carriera, che ho deciso di fare proprio la preparazione con Davide, con Biase, il presidente del Creavini Box, e che mi stanno dando un grandissimo aiuto e tutto quello che mi serve qua. La palestra è proprio buona, gli allenamenti proprio giusti, abbiamo tutto e pensiamo, siamo nella fase, io sono già preparato, diciamo, perché già ho vinto un match settimana scorsa e vengo da una preparazione, adesso inizio l'altra preparazione. E siamo a metà strada, diciamo. Finiamo qua e andiamo avanti così. Tra Albania e Italia, ti faccio questa domanda da profano: a livello di box, quali sono le differenze? Le differenze, voglio dire che sono, Italia sono 60 milioni di abitanti, Albania è 3 milioni, così vuol dire che qualche talento in più secondo me esce di qua. Però anche in Albania abbiamo tutti quel coraggio, abbiamo tutti la voglia di fare. Il modo come siamo cresciuti vuol dire tanto anche per noi, che facciamo un bel po' di strada e secondo me sono queste le cose che servono in questo tipo di sport. Assolutamente, a proposito di strada, no? La palestra della strada nel pugilato è fondamentale per chi si avvicina a questa nobile arte, no?
Sì, sì, certo, la palestra diciamo che ti fa l'educazione, e ti fa... Forgia il carattere. Sì, bravo, ti fa imparare tutto, come nella vita, come è proprio il posto giusto, secondo me, per tutti i giovani, per tutti che vogliono uscire fuori dalla strada, diciamo, che iniziano una vita di atleta. Faccio due allenamenti al giorno, il mio lavoro è questo, non è che faccio l'altro lavoro. Faccio proprio la professionista, punto molto in alto, diciamo, e credo in me stesso, credo in mio team, e vediamo di andare molto molto avanti. E poi c'è il maestro che è comunque il valore aggiunto. Qual è la cosa più importante che ti ha trasmesso da quando lo conosci? Sì, lui c'ha la motivazione, c'ha la tecnica, c'ha la testa, diciamo, capisce subito il pugile. Anche quando mi mette davanti un altro pugile io capisco subito cosa gli dice l'altro, tipo, e penso con me stesso che gli ha detto la giusta cosa, perché io ormai sono 16 anni su questo sport, un po' di cose li capisco. La capacità di entrare, sì, subito in sintonia nella testa e nel cuore, sì, dell'atleta. Sì, sì, no? quello è fondamentale quello, su questo sport qua. Poi tra l'altro mi dicevi poc'anzi a microfoni spenti, è stato un caso che tu abbia conosciuto Davide tramite un amico, sì, che combatte anche. Un altro pugile albanese che da tanti anni che era qua in Italia, e lui ha conosciuto Davide prima, dopo, mentre di lui l'ho conosciuto io, da 4 anni fa penso, e da quel tempo lì siamo fatti un po' avanti e indietro, ci abbiamo visti un paio di volte, adesso siamo qua. Assolutamente. Sì, sì. Senti, Albania e Italia sono vicinissime sotto tutti i punti di vista, sì. Siete come dei fratelli per noi italiani, ci sono tanti albanesi in Italia, cito tanti giocatori, per esempio ne abbiamo uno a Pescara che ormai vive a Pescara, Memushai, che ha giocato anche nella nazionale albanese, però davvero l'Albania è un... È uno stato che si sente molto ma molto vicino all'Italia. Dalla mia esperienza ti posso dire come una battuta, tipo, siccome ho visto tanti paesi nel mondo, il primo, ho conosciuto tanti, tanti altri cittadini, con il primo sono diventato amico con un italiano, erano il germano e un americano, e subito con l'italiano diventiamo amici, che siamo vicini, e questa è... C'è una grande sintonia a pelle proprio. Sì, sì, è quello secondo me. Bene, allora ricordiamo, 13 maggio dove? 13 maggio a O2 di Londra, nella una serata molto molto grande, a O2 un evento spettacolare, molto molto grande, un pugile forte, però noi andiamo... Competitivo, noi andiamo lì per vincere. Assolutamente, sì. Mi piace molto, maestro, la sua determinazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Si va lì per... Non si lascia nulla di intentato, insomma. Determinati a tutto. Allora, in bocca al lupo. Grazie, Crepi, grazie, grazie. A proposito di tuo nonno Tullio Di Giovanni, cintura europea negli anni 50. Cioè, stiamo parlando di una box che non era affatto facile in quel momento. Assolutamente no, perché appunto dicevo le palestre erano più affollate. Lui voleva fare calcio, il papà, mio bisnonno, era casellante, quindi gli orari dove poteva andare a fare calcio coincidevano con l'orario di lavoro, quindi non poteva andare. E allora in quel contesto c'era la palestra, una piccola palestra pugilata a Pescara, dove lui per riscatto, per situazioni sue, andò a fare pugilato, ma per voglia di evadere. Quindi tante situazioni annesse a questa c'erano, quindi c'era molta più rivalità, molta più competizione ed era molto più difficile. Quindi prima essere campione di una cintura, di una sigla, prima si era campioni veramente, perché incontravi quantomeno la tua stessa determinazione come avversario, se non di più. Poi essendo palestre più affollate, quindi c'era una ricerca maggiore del talento, del pugile forte, e si poteva scegliere meglio. Ora, ringraziando Dio, si stanno ripopolando queste palestre, perché il pugilato, insomma, sta tornando
anche grazie alle televisioni, sta tornando in auge e sempre, torniamo sempre là, è sempre compito nostro trattenerli, farli innamorare di questo sport. Però evidentemente il calcio è affare di famiglia, perché tuo figlio comunque gioca a calcio. Sì, sì, mio figlio ha ripreso in pieno quello che era la passione di mio nonno all'epoca e quindi è iniziato nelle file delle giovani del Pescara e ora milita nella nostra Chieti. E stiamo aspettando questo esordio e sai, lì non ce l'hai fatta proprio. Là non ce l'ho fatta, no. E quindi adesso vediamo anche lui, diciamo, da piccolino purtroppo si vedeva, era già predestinato al calcio. Il ring, strategia, tecnica, quanto è importante però l'aspetto mentale per chi sale sul ring? Allora, l'aspetto mentale è fondamentale. Io mi ripeto sempre, essere un bravo tecnico non significa solo saper dare, diciamo, impostazioni di come si porta il corpo, gira il corpo, spostamenti, tutto questo. Bisogna essere psicologi, e bisogna capire il pugile, cosa prova, cosa sente, ma avendo fatto pugilato, come tanti altri maestri che hanno fatto pugilato, riesce a percepire queste situazioni, la famosa situazione che magari è un classico, che in palestra un pugile fortissimo va a fare l'esordio, non riesce a portare colpi, è chiuso, è bloccato, la classica emotività. Quindi prima di portarlo eventualmente a fare un match bisogna veramente capire chi sia davanti, perché può essere potenzialmente un grande pugile, ma se non gli si danno i giusti tempi si può bruciare, diciamo tra virgolette, sportivamente parlando, questa sua grande qualità. E quindi bisogna lavorare più sull'aspetto psicologico, farlo credere in sé, dargli dei cenni dove magari per un altro ragazzo potrebbe essere ininfluente, per questo ragazzo che magari ha poca sicurezza potrebbe essere oro. Io quello che dico sempre, la paura tutti l'abbiamo prima di salire sul ring, anche il campione del mondo ha paura prima di salire, solo che la paura la cavalca come inattenzione. Non vuoi subire azioni, stai attento, stai sveglio, rapido, usa le mani come protezione. La paura la devi trasformare in energia positiva. Energia positiva, assolutamente. E non è affatto facile, no. Però immaginiamo. Senti, ti volevo chiedere, caro maestro, Cavallucci, il percorso continua, si va avanti, speditamente? Sì, sì, si va avanti, diciamo, bene nella ripresa degli allenamenti. E ci sono traguardi belli, stiamo costruendo il suo ritorno. Abbiamo anche Stefano Ramundo, che è terzo in classifica italiana nei superleggeri, e ha disputato 8 match, imbattuto, professionista, vincitore del trofeo delle cinture, guidato al momento che le ha vinte dal maestro Biase, attuale proprietario e maestro della pugilistica Crea. Abbiamo le nostre file anche Vrenozzi, Giulio, che il 13 di maggio saremo impegnati a Glasgow per un importante spareggio che darà un viaggio su una forbice o l'europeo o qualcosa di più importante. Quindi siamo su tutti i fronti, stiamo cercando di lavorare e di fare il meglio per il pugilato, ma è uno stimolo fortissimo, quindi no, ci tiene tutti presi e pronti a ogni situazione. Noi ve lo auguriamo di cuore. Grazie al maestro Di Meo, grazie perché insomma ci hai fatto rivivere una box bella, con tanti giovani vogliosi. È lo spirito che deve essere da padrone, insomma. Il maestro allievo al momento che si lavora, poi è tutto gioco, divertimento e simbiosi. Grazie ancora. Ci tengo a salutare Nicolò e Monica. Ah, Nicolò e Monica che sono? Mia moglie e mio allora, figlio. Per carità, assolutamente. Ciao. Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo. Stop.